Sicuramente il mio vissuto da difensore centrale mi aiuterà molto nell'essere più preciso possibile con i ragazzi che compongono il reparto arretrato. Il vissuto aiuta perché ti mette in condizione di poter dare comunque degli strumenti ai ragazzi che vanno in campo e che per potersi trovare nelle migliori possibilità e nelle migliori condizioni possibili durante la partita. È chiaro che poi durante una gara c'è anche una lettura del singolo, c'è una certa elasticità da parte del singolo nel capire la situazione, perché un allenatore può dare tantissime indicazioni o può dare tantissime precisazioni, però poi dopo in campo ci vanno loro. Certo, avendolo fatto per 20 anni, qualche consiglio, qualche piccolo trucchetto glielo posso sicuramente insegnare. Le chiedevo la sua intenzione nella gestione del gruppo. Sì. Alcuni suoi predecessori, chi ha usato il bastone, la carota, altri solo il bastone, altri troppi sorrisi e troppa allegria, anche se poi il calcio. Lei che idea di una gestione, che ha fatto proprio calcio a certi livelli? No, vabbè, vengo da una linea di professionismo sotto tutti i punti di vista, quindi credo che le regole ci debbano essere e debbano essere rispettate soprattutto, perché se poi facciamo le regole e non le facciamo rispettare, allora perdiamo anche di credibilità. Io credo che ognuno di noi ha il proprio modo di gestire il gruppo. Sì. Io sono una persona a cui piace scambiare idee anche con il calciatore, si parla in maniera molto democratica. È chiaro che poi, essendo io il responsabile tecnico della prima squadra, è normale che l'ultima decisione spetta a me, quindi poi che si possa accettare o meno, ma deve essere condivisa la mia decisione. Quindi non ho un modo particolare, dipenderà anche da come i ragazzi si faranno conoscere, dalle diverse personalità o meno, poi in base alla situazione che mi troverò davanti troverò la soluzione migliore. Però sono una persona molto disposta al dialogo, non sono una persona che va dritta, no, assolutamente, anche perché credo, insomma, sarebbe riduttivo anche nei confronti dei ragazzi non avere un minimo di colloquio con loro. Senta, scusi, domenica hai esordito un prodotto del settore giovanile. Lei come pensa di gestire il rapporto con il settore giovanile? Ma io vengo dal settore giovanile, ho fatto scuola nel settore giovanile, la mia palestra è stata il settore giovanile, quindi sono aperto a questo discorso in maniera totale. Io chiederò anche alla società di avere dei colloqui con chi gestisce il settore giovanile, perché credo che ci debba essere un filo diretto tra la prima squadra e chi lavora per la prima squadra. Quindi il settore giovanile è veramente deve essere veramente il posto dove l'allenatore della prima squadra deve necessariamente attingere in mancanza d'altro. Quindi ci sarà massima collaborazione e da parte mia massima attenzione anche per il lavoro che svolgono sotto. Una cosa, ha detto appunto che è stato chiamato appunto da questo nuovo gruppo che sì. Fa parte della società. E chi sono oltre a Cenicola gli altri facenti parte di questo gruppo? Guarda, io ho parlato con Cenicola, c'è qui il direttore che conoscete bene, Marco Barrigiani, i miei unici referenti sono loro. Altre persone che fanno parte di questo gruppo non ne sono a conoscenza e ripeto, come dicevo prima, non mi interessa neanche andare a sapere chi sono. Io devo riferire a loro, mi confronto con queste due persone, che sono due persone di calcio, due persone che fanno calcio da tantissimo tempo, quindi credo di avere dei referenti giusti per potermi confrontare con loro. Altre persone non ti posso aiutare perché non ne sono a conoscenza. Ha parlato con il presidente delle Diane di impressione a tutto. Però sì, sì. Dai, presentati un attimo così. Mario De Fazio, del secolo. Ecco, De Fazio. Ho parlato ieri con il presidente, non credo che debba dirlo io, è una persona che ha fatto un'ottima impressione sotto tutti i punti di vista, è una persona che ha un carisma eccezionale.
siamo stati anche a cena con lui ieri, ho avuto modo di conoscerlo anche fuori dall'ambito strettamente professionale, è una persona squisita con il quale si parla in maniera veramente tranquilla e costruttiva. Quindi ho parlato con lui, però per quanto riguarda le questioni strettamente tecniche ho queste due persone con cui devo scambiare le mie idee, che sono il direttore Barzigiani e Enrico Cenicqua. Il presidente però è una persona a cui piace parlare di calcio, ieri abbiamo disquisito su tanti aspetti sia del Savona che anche di calcio in generale, è una persona che comunque vuole sapere, vuole conoscere le situazioni, quindi è una persona molto attenta a quello che succede qui dentro. Non una, ma due eredità molto pesanti, perché quello che ha fatto corda qua, lo sanno tutti, la ragione per la quale Di Napoli non era stato accolto con grande entusiasmo, ma quello che ha fatto sul campo di Napoli è stato poi accogliere anche sul campo. È conscio del fatto, di questo fatto, e come si fa a conquistare una piazza che forse si interroga un po' su quello che sta succedendo? Sì, si fa in una maniera molto semplice, secondo me. Bisogna lavorare, cercare di portare qualcosa di positivo, cercare di andare, come dicevo prima, di andare a migliorare, se ci sarà qualcosa da migliorare, ma solo ed esclusivamente con il lavoro. Grande rispetto per chi è stato prima di me, mister Ninni Corda, con il quale ho fatto anche il corso di seconda, conosco anche bene, una persona preparata, una persona molto seria, quindi ha fatto un gran lavoro che voi conoscete molto meglio di me. Lo stesso mister di Napoli ha fatto un ottimo lavoro, ma ognuno di noi ha le proprie idee, ognuno di noi ha i propri modi di affrontare la propria professione. L'eredità non mi spaventa, sono un uomo che sta sul campo, a cui piace stare sul campo, quindi non ho particolari, non sento particolari responsabilità se non quelle di lavorare seriamente per cercare di fare meglio dei miei predecessori. Questo credo che sia fuori da ogni dubbio, insomma. Domande, una domanda che non si è presentata. No, grazie. È già sfrutta la mia. Niente, diciamo, è stato la dinamica di risposta è stata sempre per me molto comprensiva. L'approccio con la realtà Savona, buona fortuna, che sta. Grazie. Per gli sportivi savonesi si aspettano tante cose. Grazie. Siamo arrivati. Conosciamo il suo curriculum da calciatore, è stato in carcere, si è passato in Serie A. Ci può spiegare due cose, che è molto semplice, senza aver spiegato che i tuoi riferimenti sono il direttore sportivo Barzigiani e Cenicqua. Ci sono dei riferimenti con cui lei ha avuto a che fare, lei è qui. Sì, certo. Si può raccontare come nasce questo rapporto, sono legato su quali campi di calcio, che cose della Torre Rosa, conosce già i calciatori, non sa già che se ci sono tanti due, senza non penso che per te non faccio il tempo a conoscere tutti, se sono 40. Per quanto riguarda la conoscenza con il direttore e con il signor Cenicqua, è una conoscenza di qualche anno fa, abbiamo avuto modo di, non abbiamo lavorato insieme, ma abbiamo avuto modo di collaborare in diverse situazioni. Sono due persone con i quali io ho avuto modo di lavorare e con i quali mi sono trovato sempre in sintonia su tutto. Quindi, c'è stata questa opportunità e abbiamo deciso di intraprendere anche la strada del campo insieme. Quindi non avete condiviso altre esperienze in altre società? No, nessuno. Esperienze in altre società no, però non direttamente, ma in maniera indiretta sì, comunque abbiamo collaborato in altre forme. Lei ha avuto tanti scout in Australia, in Sud America, ha avuto tante attività nel mondo del calcio. Sì, ho fatto anche questo. Se ci può raccontare ha indicato qualche giocatore? Oh beh, qualche idea c'è, l'abbiamo condivisa con Barzigiani, con Cenicqua. Ripeto, c'è l'idea di voler comunque portare ragazzi giovani, interessanti, che ci possano dare una mano. Stiamo scambiando le nostre idee per cercare di lavorare in questa direzione.
Per quanto riguarda i ragazzi che sono tanti, io ho già preso informazioni anche da altre persone, sto cercando di avere il quadro più completo possibile. No, di persona, cioè no, però ho preso informazioni, nel mondo del calcio basta alzare la connetta del telefono che si hanno informazioni di ogni genere, poi vanno però ovviamente selezionate e vanno un attimino anche valutate attentamente, perché ognuno può avere la propria idea. La cosa migliore è averli sotto mano, allenarli, perché credo che quella sia la forma migliore per poter capire le caratteristiche dei singoli che ho a disposizione. Grazie, grazie. Ok, se non ci sono altre domande.